Bentornati amici super abbronzati di Sotto la Lampada. Tristi per il rientro delle ferie? Beh, devo dire che per me quest'estate caldissima si è fatta parecchio sentire, quindi sono molto contenta di parlarvi finalmente delle fragranze autunnali e oggi partiamo proprio con la Autumn Sunset della Yankee Candle. Per questo video ringrazio Paggi Casalinghi, vi ricordo che potrete trovare questa candela e tutte le altre candele della collezione Woodland Road Trip sul suo sito internet. Come sempre, prima di partire con la recensione ti ricordo il like e l'iscrizione al canale. Saresti molto gentile anche a condividere questo video con i tuoi amici appassionati di candele profumate. Partiamo quindi presentando la collezione vera e propria, quindi questa Woodland Road Trip, e parto subito dicendovi qual è la descrizione della Yankee Candle. Un viaggio in compagnia attraverso la natura e i boschi, con foglie variopinte dai vivaci colori autunnali. Il viaggio conta quanto la destinazione, mentre si assapora il tempo trascorso insieme lungo la strada. Fanno parte di questa collezione ben quattro fragranze che sono la Autumn Sunset, la Farm Fresh Peach, la Woodland Road Trip, che è quella che dà poi il nome alla collezione, e la Freshly Tapped Maple. So che molti di voi storceranno il naso perché queste candele saranno disponibili solo in due formati, quindi nel formato giara grande e nel formato giara media, al costo di 30,90€ per quanto riguarda la giara grande e 25,90€ per la giara media. Sicuramente un duro colpo per chi di voi avrebbe voluto appunto avere un assaggino magari in tarto o in votivo prima di andare poi con l'acquisto col botto con una giara di grandi dimensioni. Ma Yankee Candle, cosa ci combini? Oltretutto sappiamo, ho già visto nella community che sono uscite un po' di immagini, ma in realtà si vedono già nei negozi, nuovi formati e nuove scelte di mercato proprio per quanto riguarda i packaging della Yankee Candle. Magari farò un video dedicato in cui approfondirò poi il tema. Cosa ne dite? Torno a parlare di questa fragranza, quindi la Autumn Sunset. Il colore della cera è in questo giallino ocra in perfetta palette autunnale, la vediamo in giara grande da 623 grammi, e ci soffermiamo a guardare l'etichetta. Un ponte in legno che si affaccia su un lago circondato da alberi in autunno, dietro cui il sole sta tramontando. Molto romantico! Fa parte della famiglia olfattiva legnosa. Per quanto riguarda le note aromatiche abbiamo di testa arancia e limone, di cuore legno di cedro, lavanda e eutropio, di fondo ambra, legno di sandalo e oud. Apro la giara e vi faccio sapere le mie impressioni a freddo. Mi fischia sempre il naso quando faccio questa cosa. Ok, la prima impressione è quella di una fragranza molto delicata, femminile e un po' cipriata. Devo dire che così a naso sembrerebbe la classica fragranza ambrata, a tutti gli effetti. Beh, ora non posso far altro che metterla sotto la lampada. Sotto la lampada si sviluppa una buona intensità ed un'atmosfera davvero sognante. Il carattere di questa candela è un po' romantico, quasi nostalgico, proprio come l'immagine dell'etichetta. La profumazione non cambia molto rispetto alla percezione a freddo. Riesco a percepire le note di testa che mi ricordano il profumo della buccia di limone ed arancia quando si prepara un dolce. Parlando della componente legnosa, il legno di sandalo dà un tipico sentore muschiato e dolcino, mentre quello di cedro è meno riconoscibile. L'eliotropio è quel fiore che, come nota, va a dare quel sentore di caldo e talcato. Passo ai voti e vi anticipo che c'è una differenza rispetto alle valutazioni degli altri video, infatti ho voluto semplificare un po' le valutazioni. Ci sarà poi un video dedicato in cui spiegherò meglio tutti i vari criteri. Avremo delle valutazioni che vanno dal basso all'alto, quindi basso, medio, alto, super semplice. Per quanto riguarda l'intensità della fragranza sotto la lampada, una valutazione media. Per quanto riguarda la veridicità delle note, un voto alto, quindi il massimo. Infatti le note sono molto distinguibili e qui mi ricollego alla complessità della fragranza che ha una valutazione alta. Per quanto riguarda la persistenza, quindi quanto la profumazione di questa candela rimane anche una volta che la lampada è stata spenta, direi che è media.
E ora vado con il mio parere personale. Nel frattempo vedete Django che va e viene dalle riprese. No. E adesso mi ha preso la ciabatta. Per quanto riguarda il mio parere personale, devo dire che si tratta di una fragranza sì piacevole, ma non troppo entusiasmante per il mio naso. Devo dire che si tratta di una fragranza, a mio parere, un po' scontata, quelle forse un po' dolcine già sentite prima. E sicuramente una candela piacevole, ma non la considero tra le candele della mia top 10, diciamo. E adesso leggiamo qualche commento dalla community, così vediamo anche un pochettino cosa ne pensano gli altri. Abbiamo pochi commenti perché forse non tutti già l'hanno provata, comunque per questa candela ne ho due. Nel particolare abbiamo il commento di Stefano che dice che la Autumn Sunset è tanta roba. Se la senti ti ricorda i primi momenti dell'autunno, della fine delle ferie, della ripartenza lavorativa dopo le ferie e del suo compleanno, quindi auguri Stefano se sta arrivando il tuo compleanno a breve. Invece Deborah è un po' delusa per quanto riguarda i formati perché dice appunto che la giara media e la giara grande non sono abbastanza, lei ci teneva ad avere appunto i votivi e le tartine per poterle provare. E voi cosa ne pensate? In questi giorni avete avuto modo di annusare questa fragranza? Avete fatto l'acquisto o lo farete? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Grazie mille ancora allo sponsor, quindi Paggi Casalinghi. Vi invito a mettere un like a tutte le sue pagine sui vari social e ovviamente ad acquistare le Yankee Candle presso il suo negozio. Vi ricordo di lasciare il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di condividere questo video tra tutti i vostri amici amanti delle candele profumate. Ciao e al prossimo video, vi parlerò ancora di candele di questa collezione Yankee Candle Woodland Road Trip. Ciao ciao!